Nino Provenza, delegato regionale della LIPU, la Lega della Protezione Uccelli. Uccelli che vengono sempre più disturbati, talvolta anche danneggiati gravemente dai parchi eolici, soprattutto nel Trapanese. Perché? Perché la provincia di Trapani è la zona più importante per la migrazione degli uccelli, in quanto il punto più stretto di migrazione nel Mediterraneo centrale è il canale di Sicilia. E quindi nelle rotte migratorie primaverili gli uccelli attraversano tutta la Sicilia, arrivano nel Trapanese e poi si lanciano spesso da Marettimo per raggiungere la Tunisia e in alcuni casi sostano nelle zone dove attualmente ci sono impianti eolici e per i quali è prevista la costruzione di altri impianti eolici. La cosa più grave è la migrazione primaverile, dove gli animali che provengono dall'Africa raggiungono la provincia di Trapani e lì spesso, stanchi dal viaggio, impattano sugli impianti eolici. Impianti eolici che, per i quali noi come LIPU non siamo contrari in modo totale, ma abbiamo realizzato un progetto che prevede quali sono le principali rotte migratorie e i punti nei quali dove non è opportuno realizzare impianti eolici. Fra l'altro, una considerazione personale, la produzione di energia eolica, pur essendo una produzione di energia a basso impatto ambientale perché riduce l'inquinamento, nel nostro caso non è giustificato dall'esigenza energetica di una provincia che non è fortemente industrializzata, quindi ritengo che questa produzione di energia con l'eolico risponda ad altri principi e non a quelli della sostenibilità ambientale. Tra l'altro, tempo fa un uccello, forse un falco, si è schiantato sugli impianti della via per Camporeale, sì, addirittura proveniva dalla Finlandia. Sì, una decina di anni fa un falco pescatore che faceva parte di un progetto internazionale venne a morire ad Alcamo sull'impianto che c'è per la via per Camporeale e l'animale aveva un radiocollare e fu allertato da BirdLife International per andare a recuperare l'animale, che poi trovammo morto. Ed era un animale che faceva parte di un progetto di reintroduzione del falco pescatore che aveva attraversato tutta l'Europa ed era venuto a morire ad Alcamo impattando su un impianto eolico. Non avete dati certi di quanti uccelli migratori non arrivino a destinazione per colpa o a causa delle pale eoliche? I monitoraggi che facciamo ci consentono di avere un quadro parziale di quello che sono gli impatti con gli impianti eolici, perché bisognerebbe monitorarli giornalmente, perché accade spesso che un animale che impatta contro un impianto eolico poi è oggetto di predazione da parte di altri animali, che possono essere volpi, cani, randaggi e quant'altro. Quindi noi riusciamo a recuperare una piccola parte di questi animali e quindi abbiamo più un'analisi qualitativa che quantitativa. Però il numero è significativo e chiaramente si va ad aggiungere alle altre cause che producono la riduzione di molte specie anche a rischio di estinzione, che sono dovute al bracconaggio, alla perdita degli ambienti e quindi un altro fattore che va a impattare su specie che sono già a rischio di estinzione.